Nel 2009 c'è stata l'emanazione del bando e quindi è stata creata un'associazione ACS a cui facevano parte Legambiente, Mare Vivo e WWF, che si sono aggiudicati il maggior punteggio di bando e quindi è stata data in gestione questo luogo. Vi parleremo di frodi alimentari per quanto riguarda il pesce e soprattutto vi daremo quelle indicazioni che già sono contenute anche nell'opuscolo per poter acquistare dei pesci che in realtà siano in regola. Iniziamo direttamente con la prima. E allora, la prima domanda che ho trovato è quali e quanti tipi di pinne sono presenti? Dovete sapere che le pinne di un pesce sono queste di qua. Le pinne ventrali, quelle diciamo nella pancia, e c'è la pinna caudale. Ora, chi mi sa dire, secondo voi, le pinne a cosa servono? Che queste pinne, tutte queste pinne, quelle pettorali, quella ventrale e quella dorsale, servono a evitare che il pesce impazzisca. Se voi ci fate caso, sono due. Vabbè. Gli otoliti sono degli otticidi che si trovano nell'orecchio interno del pesce. Solo in quel modo noi riusciamo a essere sicuri al 100% che ci sia, che sia effettivamente pesce spada. Perché molto spesso viene venduto al posto della verdesca o dello smeriglio, perché al chilo pesano molto meno. Perché il pesce spada può arrivare a pesare anche fino a 25 euro, al chilo invece gli altri due pesci sono molto più economici. Ovviamente questo problema non si può evitare quando vi portano per esempio la pasta con pesce spada, che è tutto un pezzettino, quindi come vai a vedere se c'è questo tratto? Quindi quella frode sta, cioè magari è vietata la cattura qua, ma da altre parti magari no, quindi sono dei tracci di protezione. La frode lontano può avvicinarsi, vada a ricercare quelle informazioni che ci sono anche nella scheda. Tenete conto anche degli ingredienti, per esempio. Ci sono le stagioni dei pesci. Ed è importante rispettarle perché queste stagioni? Perché ci sono alcuni periodi in cui non si possono pescare. Quindi questo per farvi capire che il laboratorio di oggi è stato diciamo molto più pratico, quindi serve anche a capire tante cose. Se troveremo un rifiuto del genere, cosa notate? Una scrittura, com'è? Io faccio le Sicilie per esempio con i prodotti tipici siciliani, di solito sono prodotti naturali. Però ho voluto fare quello con la pasta che raccolta il mare per sensibilizzare. Mare Vivo è composta da due parole, mare e vivo. Diciamole insieme. Mare vivo! Mare a partire! Mare vivo!